Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno del mio canale YouTube. Primo video allenamento inerente a questa nuova preparazione marchiata WBFF. Come voi ben sapete, quest'anno si torna on the stage, quindi categoria Muscle Model. Siamo esattamente a 23 settimane dallo show, quindi la preparazione è appena iniziata. In questo mese ho cercato di strutturare gli allenamenti di questo tipo, quindi 5 giorni a settimana. Questo è il mio quinto allenamento, quindi andrò a allenare i pettorali. Ogni settimana cambio la mia routine, quindi cambio le serie, le ripetizioni e di conseguenza anche il time of the dance. Quindi in questa prima settimana eseguo la pianca piana, quindi 4 serie da 12 ripetizioni, lavorando in questa metodica. All'interno della serie da 12 ripetizioni eseguo le mie prime 6 ripetizioni, lavorando in 2 secondi con tensione concentrica. Dalla settima ripetizione fino alla dodicesima invece lavorerò con la contrazione eccentrica, quindi con la classica negativa 3 secondi, quindi controllando chiaramente la fase di discesa. Chiaramente anche in questo esercizio consiglio sempre di mantenere una corretta postura, quindi cercate di inarcare leggermente la schiena in modo da appoggiare, diciamo, la parte alta, quindi dove c'è la scapola e il trapezio, che sia ben salda alla panca, e in questo modo riuscirete a mantenere ben allineate le spalle. Il secondo esercizio che eseguo quest'oggi sono le croci al cavo alto. Vado a eseguire 6 serie da 6 ripetizioni, questo per la prima settimana, ok? All'interno della mia serie da 6 ripetizioni vado a lavorare con la contrazione eccentrica, quindi significa che nella fase appunto di ritorno controllerò bene il movimento lavorando e contando 3 secondi ad ogni ripetizione. Allora, quando eseguo le croci al cavo alto mi piace lavorare stando completamente dritto con la schiena, quindi come potete vedere dal video mi posiziono al centro dei cavi, quindi parto con le gambe leggermente divaricate e flesse, mantengo la schiena bella dritta e sfrutto sempre il completo ROM, arrivando con le mani leggermente in avanti. Non vado in flessa estensione perché non è un esercizio di spinta, ma cerco di mantenere sempre la stessa angolazione delle braccia. Il terzo e ultimo esercizio sono le dip alle parallele in superset con le croci. Quando eseguo le dip alle parallele vado, porto leggermente in avanti il baricentro del corpo, ma non vado a eseguire la completa flessione ed estensione delle braccia, quindi lavoro a metà ROM. Questo, tra virgolette, è una sorta di pompaggio per il distretto muscolare interessato. Senza riposo vado a eseguire le croci, quindi croci con manubri su panca inclinata a 30 gradi. Anche in questo caso vale la stessa posizione del primo esercizio, quindi della panca piana. Dovrete cercare di tenere la schiena leggermente inarcata, cercando di appoggiare diciamo, tutto il baricentro del corpo che si appoggia alle scapole e al trapezio. In questo caso non lavoro con il time under tension, quindi lavoro con le mie classiche 10 ripetizioni, controllando comunque la fase concentrica e la fase eccentrica dell'esercizio. Come tempo di recupero sono intorno sempre ai miei 45-60 secondi. Questo come prima settimana di lavoro. Nelle settimane successive, invece, andrò a fare dei piccoli aggiustamenti per quanto riguarda il volume e l'intensità di lavoro. Questo comporterà al mio fisico a una sorta di non adattamento nelle 4 settimane che chiaramente successive a questo programma di allenamento. Se volete avere la mia diciamo routine completa di allenamento, tenete monitorato il mio blog interattivo all'indirizzo www.lsfit.com. Nelle prossime settimane pubblicherò la mia seconda routine di allenamento. Quindi, ragazzi, siamo esattamente a 23 settimane dal Grand Show a Chicago. Un abbraccio, stay strong, stay swell.